Si tratta di un referendum abrogativo dell'attuale legge italiana contro la cannabis. In realtà il mercato della cannabis è un mercato fiorente per la criminalità e legalizzarlo potrebbe sicuramente portare un beneficio alle casse dello Stato e alla lotta contro la mafia. A dirlo è la Direzione Nazionale Antimafia a invitarci ad una legge giusta sulla cannabis in Italia e la stessa comunità europea. È un vulnus che il legislatore assolutamente deve portare avanti. Per questo siamo in piazza a raccogliere le firme oggi qui a Castellammare, come in tutta la Campania, come in tutta l'Italia. Abbiamo l'onorevole deputato Riccardo Maggi qui con noi a raccogliere le firme insieme a noi e a invitare gli stabiesi e tutte le persone dell'Interland stabiese a firmare per questo referendum abrogativo. Oggi a Castellammare di Stabia, che è una delle oltre 100 piazze italiane in cui si può firmare per il referendum per la legalizzazione della cannabis, sono gli ultimi giorni in cui è possibile farlo. Il 28 ottobre depositeremo le firme in Cassazione e in questo momento sono più di 620.000 i cittadini italiani che hanno firmato per questo referendum, per cambiare una legge sbagliata che ha creato negli ultimi 30 anni, da quando è in vigore, più problemi di quelli che ha risolto. Abbiamo nelle carceri oltre il 30% dei detenuti per reati di droga, eppure non è diminuita la quantità di sostanze stupefacenti in circolazione. È necessario cambiare completamente ricetta, cambiare soluzione di governo. La direzione è quella che ci indicano altri paesi, pensiamo a quegli stati degli Stati Uniti che hanno legalizzato, pensiamo a pochi giorni fa il Lussemburgo in Europa che sta andando in quella direzione, pensiamo al Canada. Si può aprire un mercato legale, non aumentano i consumi e si combatte con più efficacia la criminalità.